Quindi dopo Roma ci spostiamo all'isola d'Elba, da questo paesaggio possiamo vedere l'isola d'Elba. Quindi dopo la rovinosa battaglia di Lipsia, Napoleone nel 1814 venne esiliato appunto all'isola d'Elba. Contrariamente a quello che molti pensano, non fu imprigionato all'isola d'Elba, ma la scelse volontariamente. E quindi portò molte innovazioni all'interno della città. Il primo luogo che andremo a visitare è proprio questo, una bella zoomata, è la Villa dei Mulini, che fu non la prima residenza, ma una delle prime. Infatti la prima fu l'attuale municipio di Portoferro. E dopo pochi giorni Napoleone la scartò perché non gli piaceva il trambusto della città. Infatti era un tipo a cui piaceva molto la tranquillità. E spostandosi appunto in questa residenza, entrando all'interno, allora innanzitutto questa villa fu eretta nel 1624, ma Napoleone apportò alcune modifiche. Innanzitutto i lavori attuati per iniziativa di Napoleone furono consistette nell'edificazione di un salone delle feste, che anche nel cercare le immagini non l'ho trovato, a quanto pare non l'hanno fotografato. E poi nella situazione dell'attico teatro e nella trasformazione di scuderia in ex carcere. Quindi possiamo vedere un breve tentativo dell'intero edificio. Eccolo. E possiamo anche andare al primo piano. Ecco, dove c'è anche il letto di Napoleone. E possiamo vedere l'arredo che non è originale, però dopo una ricerca appunto basandosi su dei reperti storici, fu possibile reperirli. Possiamo vedere che è molto particolare come arredo. Infatti si tratta di bellissimi mobili ottocenteschi. Risalenti all'impero. Poi possiamo passare alla prossima meta, dopo la Villa dei Mulini, e si tratta della Villa San Martino. Scusate un attimo, c'è il pendolo, non so se si vede. Vabbè. Guarda, il pendolo, Francesco, sembra fatto apposta, sembra far parte proprio del tour che ci hai organizzato, non sembra il pendolo di casa tua. Quindi va benissimo, non lo diciamo a nessuno. Vabbè, allora, ci troviamo appunto come ho detto prima, alla villa di San Martino, che era la residenza estiva di Napoleone, all'isola d'Elba. Si trova in mezzo alla campagna, molto carino come posto, e lo trasformò. Inizialmente non era, ovviamente non aveva questo aspetto, ma Napoleone voleva la voleva trasformare in una dimora tranquilla, confortevole e raffinata, come rispettavano i suoi gusti. Praticamente apportò quindi diverse modifiche, quindi ampliò l'edificio in volume, e poi ristrutturò il prospetto e fece anche costruire questo rigoglioso giardino. Infatti possiamo vedere le siepi, molti alberi. Poi una sala che è la più significativa secondo me, perché ci sono molte stanze, è questa qui, la sala egizia. La sala egizia che rispettava e raffigurava diversi Trump Doeg, penso si dica così in francese,
della campagna d'Egitto di Napoleone, e contiene al centro una vasca ottagonale che all'epoca conteneva delle piante di papiro. E poi mi piace molto il soffitto, infatti possiamo vedere questa luce rossa che si diceva che anche al tempo fosse presente. Molto carina, secondo me. Poi possiamo passare al prossimo luogo, che è il Santuario della Madonna del Monte. Qua pure mi è piaciuta molto l'ambientazione, infatti ci troviamo molto molto lontani dalla villa di San Martino, e in mezzo alla natura. Infatti molti turisti hanno evidenziato come il paesaggio esteriore fosse molto affascinante. Infatti all'interno è molto spoglia, però la penombra e il silenzio che possiamo anche percepire dai colori, dall'ambientazione in generale, crea un'atmosfera molto raccolta e suggestiva, che appunto attira molti molti turisti. Qui Napoleone passò l'estate del 1814, però questo luogo, possiamo vedere anche l'interno, qua ho preso una foto in cui la chiesa era in ristrutturazione, vabbè, tanti molto spoglia. Questo luogo fu scelto apposta da Napoleone perché si trovava in una posizione strategica. Infatti l'impero francese fece costruire una posizione telegrafica per far comunicare Napoleone con la Francia. Molto particolare questo. Infatti quando l'ho letto un po' mi sono insospettito, non ci credevo, però alla fine è così. Cioè, Quindi cosa, permetteva. Francesco? Spiegaci meglio, non ho capito. L'impero francese aveva fatto costruire una postazione telegrafica nel bosco, vicino al santuario, a questo santuario, per far comunicare Napoleone con la Francia. Ma il leone non c'entra niente, il leone. È una fontana. Ah, ok. Ok, allora possiamo passare al prossimo. Al teatro dei vigilanti. Qua torniamo un po' in città. Il teatro dei vigilanti, che inizialmente, quando fu costruito nel 1618, era una chiesa, la chiesa del Carmine, però poi, sotto la volontà di Napoleone, fu ristrutturato in teatro, perché per ospitare le numerose feste che piaceva fare a Napoleone. Per permettere la costruzione di questo teatro, Napoleone mise in vendita questi palchi. Infatti, all'interno di questo teatro si trovano 65 palchi che vennero messi in vendita alle famiglie cosiddette buone della società albana. Tutto questo perché quelli più ambiti erano quelli di mezzo, ovviamente, e chi li aveva era considerato il più maestoso, il più ricco, giochetti dell'epoca. Della vecchia chiesa, questo teatro conserva ovviamente la maestosità, come possiamo vedere, questo il prospetto molto accentuato. E poi anche l'abside, che è
è totalmente sotterrato sotto il palcoscenico, infatti non lo vediamo. Poi il sipario è anche il dipinto che rappresenta Napoleone in questa rappresentazione bucolica, che rappresenta Napoleone che veste i panni di Apollo, che è il dio delle arti, quindi è anche collegato con la concezione del teatro per Napoleone. E quindi il nostro, torniamo alla panoramica, è finito il nostro tour all'Isola d'Elba e passiamo la parola a Maria che ci presenterà Firenze.